Salve a tutti amici, le backrooms sono in Giappone? Come potete vedere un po' in giro, si stanno moltiplicando video e articoli che parlano di alcune coordinate che mostrerebbero le backrooms in Giappone. Le coordinate sono 34 gradi, 42 primi, 03.0 secondi nord, 135 gradi, 49 primi, 16.0 secondi est. E siamo, ve lo faccio vedere dall'alto, in questa parte del Giappone, a Narazakacho, Nara. Ok, però qual è il problema? Il problema è che hanno rimosso la foto sferica, quindi se io vado con lo Street View qua, come potete vedere non funziona, però se ci clicco rapidamente, vedete, riesco a vedere che si chiamava The Backrooms. E ci sono anche delle recensioni. Allora, ragazzi, vi linkerò in descrizione il video che le mostra, dove l'ho trovato appunto, è stato il video che mi ha un po' incuriosito, e si vede proprio tutto quanto all'interno delle backrooms. E c'è una cosa che mi ha colpito, di nuovo, il famoso robottino. Quindi guardate il mio precedente video, perché qua stiamo parlando della solita cosa, foto fake uploadate sempre dal solito canale del robottino francese. Sono tutte foto di questo youtuber, in questo caso è stato chiuso temporaneamente, non so se è stato qualche segnalazione, se Google ci ha messo una pezza, perché comunque le foto sferiche devono rappresentare la realtà, non è un sistema per inventarsi roba fake, quindi non è un'attività che può dare qualcosa alla lunga. Sicuramente poi queste foto vengono chiuse. Infatti ce n'era anche un'altra in un'altra parte del mondo, anche queste coordinate qui non sono più raggiungibili, o meglio, si vede che c'era una foto sferica ma non si può più entrarci. Nelle recensioni, tra l'altro, c'è un tizio che dice che ha un amico che abita qui e che conferma che non c'è assolutamente nulla. Comunque sembra un container, come potete vedere, vediamo 3D. Non so perché quel canale ha voluto fare la fotosferica proprio qui, in questo punto. Qual è il mistero? Io ho dato un'occhiata, ho cercato, ma non ho trovato nulla questa volta. Non mi dice niente Nara, non mi dice niente Narazakacho. Poi se voi riuscite a capire qual è il mistero, perché questo youtuber va a fare queste fotosferiche, le va a collocare laddove c'è un mistero, un qualcosa di particolare. Ebbene, in questo caso non sono riuscito a capirlo. Ragazzi, comunque le backrooms non hanno una localizzazione reale nel mondo, sono dei luoghi che si possono raggiungere nella fantasia o nei sogni, non c'è un luogo specifico, a meno che non sia un set cinematografico, ma non è questo il caso. Questi sembrano sembra un container, un silos, non riesco a capirlo. Comunque da qua non si riesce, tra l'altro posso arrivare al massimo fino a qui con lo Street View. E allora c'è un cancello chiuso, qua non riesco a capire cosa significhi. Chissà, magari c'è un mistero proprio in questa zona. Ci sono delle case, però non si riesce a capire che... Siamo nella prefettura di Nara, in Giappone. Comunque ragazzi, se volete vedere che cosa c'era, in descrizione trovate il video e lì si vede tutto quanto. C'è una specie di buco anche enorme e poi le backrooms. Non ci cascate, tante persone le stanno facendo passare per reali. Queste sono foto sferiche fake di quel canale, e lo riconoscete perché vedrete il famoso robottino anche del mio ultimo video, quello che ho associato, che è il simbolo di quel canale francese. A questo punto so che è francese perché anche altri hanno commentato e hanno confermato che si tratta di uno youtuber francese. Artisticamente, a livello creativo, è una cosa fighissima, però non c'è di più di questo. Un saluto.